botta di vita per la nostra città con la presenza di centinaia di giovani qui oggi, vero? Una presenza numerosa e gioiosa a Domodossola oggi pomeriggio per iniziare questa giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. Possiamo dire che abbiamo già visto la partecipazione di circa 1000 giovani qui a Domodossola per vivere innanzitutto un momento di spiritualità, di fede attraverso l'adorazione, le confessioni e l'accoglienza anche dell'immagine della Madonna di Re. La possibilità anche in Piazza Mercato di rivivere la GMG e di lasciare anche fisicamente un'impronta e poi gustare la bellezza della nostra città, del nostro territorio con anche delle visite guidate e anche sperimentare la gioia dello stare insieme attraverso gli spettacoli che sono stati proposti in più piazze del centro storico. Ecco, lei segue l'oratorio, è difficile il rapporto con i giovani oggi o è ancora facile? Si riesce ancora è una grande sfida. A trasmettere il messaggio cristiano? È una grande sfida. Ma è bello soprattutto quando ti rendi conto che attraverso proposte serie, grandi, significative, i ragazzi, i giovani ancora oggi sono capaci di rispondere sì, ci siamo. E oggi abbiamo avuto questa dimostrazione. C'è stata molta partecipazione di giovani che sono arrivati da tutti gli angoli della nostra diocesi, ma soprattutto molta partecipazione anche di volontari locali della nostra città, del nostro oratorio e degli oratori dell'Osso, ai quali va davvero il nostro grazie e di cuore.